Assessore Sclocco, fondi per la prima infanzia ma attraverso bandi e insomma ci sono quasi 2 milioni di euro per l'Abruzzo. Sì, esatto, 1.935.000 euro che saranno catapultati sulla regione Abruzzo per far sì che 3 progetti possano essere efficaci per l'abbattimento della povertà economica, educativa e sociale dei bambini. La regione Abruzzo ha partecipato come partner a tutti e 3 progetti insieme ai comuni, insieme a un partenariato del terzo settore importante. Questi sono fondi di fondazioni bancarie che attraverso l'impresa sociale con i bambini hanno appunto poi fatto degli avvisi nazionali e appunto l'Abruzzo ne ha 23. Sono molto contenta perché era destinata alla nostra area fatta da 4 regioni, erano destinati 3 milioni di euro, 1.900.000 l'ha vinto l'Abruzzo, quindi sono veramente molto contenta. Sul territorio ci saranno, questi progetti sono tutti progetti sperimentali, uno dei quali è andato già su Corriere della Sera come esempio, come best practice, quindi sono tutti progetti che andranno a dare una risposta diversa alla povertà appunto educativa, sociale, economica e culturale dei bimbi.